buongiorno, anzi, buonasera a tutti, ragazze e ragazzi. Abbiamo finito God of War 1, adesso è l'ora di God of War 2. Dunque, vabbè, le opzioni, vabbè, le faccio vedere giusto così per prassi, eh. Ho regolato la musica in questa maniera, poi il resto, c'è poco da regolare, quindi partiamo senza indugio. Allora, qua hanno messo, hanno cambiato appena appena, cioè hanno fatto mortale facile, spartano normale e dio difficile. Vabbè, facciamo in modalità dio, diciamo, anche se la titano è quella molto difficile. Vabbè, il gioco lo conosco già, anche se praticamente non me lo ricordo, a parte l'inizio. L'avevo già giocato alla sua uscita su PS2. Quindi avviamo modalità dio. Sconfiggendo Ares, Kratos, guerriero un tempo mortale, divenne il nuovo dio della guerra. Eppure sul Monte Olimpo, Kratos era disdegnato da molti degli dei suoi pari. Ritenevano sacrilego che un mortale fosse elevato a divinità. Ma Kratos non aveva bisogno di dei ruffiani. Aveva trovato una nuova famiglia tra i guerrieri di Sparta e consolazione per il suo passato nella furia della battaglia. Mio signore Kratos, un'altra città sta per cadere. Presto tutti conosceranno la gloria di Sparta. Basta così, Kratos. A ogni città che distruggi, l'ira dell'Olimpo cresce. Presto neanch'io potrò più proteggerti. Non ho bisogno di protezione. Non dimenticare che fui io a fare di te un dio, fantasma di Sparta. Non voltarmi le spalle. Io non ti devo nulla. Dunque non mi lasci altra scelta. Kratos ha trasformato i suoi ricordi più dolorosi in odio. Odio per gli dèi che si erano rifiutati di liberarlo dagli incubi delle imprese passate. Egli giunse così a Rodi per sferrare il colpo di grazia alla città assediata. E ci hanno rimpicciolito. Ovviamente. Osi schierarti contro di me, Ate? Allora, vabbè, sì, gli aiuti li ho lasciati. Facciamo finta che sia un gioco nuovo, ecco. Anche perché poi più avanti non so. Adesso abbiamo. Sì, adesso siamo overpower, ok. Va bene. Ok. Vediamo, le mosse sono le stesse. No, questa è diversa. Olè. Beh, forse è meglio questa. No. Ah, vedi? Sono leggermente diverse le mosse, mi sa. Sta tornando su. Ah, ok. Olè. Ah, hanno cambiato, non ci sono più le barre delle sfere. Ma ancora i poteri di un dio. Correte! Eh sì. E beh, siamo solo più piccoli, ovviamente. Il colosso di Rodi ce l'ha con noi.
R1 è il tasto azione. Qui rapidamente. Ah, ok, con cerchio. Magia. Cosa abbiamo? Solo la. Ah, ok. La furia di Poseidone, in parte. Come si chiamava? E va bene sta mossa contro i nemici base. Oh. Ciao. Fa vedere. Ok, sì. Vabbè, adesso abbiamo tutto al massimo. Ok. Spade di Atena. Aspetta. Ho preso qualcuno. Ok. Ok, ma ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Anche se vabbè. Abbiamo un po' meno vita, ma. Niente. Spacchiamo tutto. Ok. Scala, va bene. Hai appena ricevuto delle istruzioni. Sono spiegazione dell'abilità di Kratos. Puoi disattivare dal menu opzioni. Premi il tasto 6 per accedervi. Sì, no, no, ma io le lascio attive. Magari c'è qualcosa di nuovo. Non si sa mai. Non c'è niente. Salta, doppio salto. Opla. Schiva per. Ok, destro per schivare. Così. Ah, devo colpire il colosso. Sì, è il boss iniziale. Aspetta. L'ho preso un po'. Un po' danneggiato, però. Ah! Mi lancia la gente così? Ok. Vabbè, con queste spade maxate decisamente siamo più forti. Ah, come mi lancia la gente. Aia, mi ha preso. Le sfere verdi caricano la tua energia, se lo sappiamo. Se devo ricaricare la tua magia, va bene. Intontito. Però dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo prenderlo. Aspetta. Fa vedere. No, non appare nulla. Ah, ok, scusate. No, R1. Fede. Ah, ci lanciamo noi. Prima più, ok. Ah, lì c'era della vita. Se piccoli, mica ci scoraggiamo così, ok? Usa per nuotare. Ah, beh, sappiamo già immergerci. È un'eredità del primo. Aspetta un attimo. Fammi vedere qua. Non si rompe, sembra di sì. Ah, ecco. Ah no, non c'è niente però. Ah, beh, sì, certamente all'inizio. Non pensavo, non mi ricordo se. Cioè, c'è la guerra fuori, ma loro tanto se ne frega. Ah, fa pure pipì la fontana. Vabbè, sì, direi che ne approfittiamo. Scusate, Non me lo ricordavo questo. Ah, no, ho messo, ok.
fatta proprio difficile. Sta facendo più pipì. Ok, così. Che sforzo. Inizia. Ammazza. Proviamo, scusate. Due volte, come il primo gioco. Secondo me più di due volte non ci dà niente dopo oltre le due volte. Ok. Ok. Visto, non c'è dato niente neanche a sto giro, la seconda volta non c'è dato niente. Vabbè, basta. Ok, Kratos, hai avuto un attimo di pausa, di sfogo, adesso andiamo avanti. Anzi, iniziamo, perché praticamente non abbiamo ancora fatto niente. Ok, qua niente. Basta. Possiamo andare giù. Aspetta, fammi vedere di qua. Ah no, niente, ok. Ah, qui lo scatto con R1, va bene. Ok. Possiamo, no. Qua. Qui c'è qualcosa. No. Ah, c'è subito un salvataggio e io salverei. Zeus ti è concesso, va bene. Sì, creiamo un nuovo salvataggio. Ovviamente. No, a parte questa fase iniziale. Ma poi il resto del gioco è proprio zero. Forse alla fine non saprei, però. Mi era rimasto più impresso il primo. Ok, che premi R1 per agganciarti a un appiglio. Gli appigli a portata si illuminano. Ah, vedi? Questo qua è nuovo. R1 premuto per continuare a oscillare. Premi X per lasciare l'appiglio. XX per saltare due volte. Ok. C'è l'oscillazione nel primo c'era, ma c'erano le corde. Ok. Facciamo così. Anche con cerchio. Ah, mi sa quella con cerchio, eh. No, ma preferisco sempre questa. Che ad area. Prendetelo. Sarà facile. Prendete. Vedere. C'è niente qui. Il secchio si può rompere. Benissimo. Andiamo su. Madonna. Beh, abbiamo la forza brutta, ovviamente. Abbiamo lanciato fino. No, siamo carichi. Ah, ecco. Primo scrigno segreto. Ok. Applicarsi sulle pareti. Sì, lo sappiamo. Si stessa su e giù. Va bene. Ok. Immagino. No, non c'è nessuno. Beh, in effetti non abbiamo incontrato non morti adesso. Sono tutte persone vive. Aspetta. Non so se l'ha preso. Aia. Questo è incazzato. Ok.
Ehi là, da là. E questo mi fa fuori. Aspetta. Abbastanza arrabbiato. E vabbè, ripartiamo dall'ultimo checkpoint. Ah, da qui praticamente. Ok, per ora sono, allora sono comodi per ora i checkpoint. Allora devo andare giù, assolutamente, sennò quello mi scanna. Sta mossa non mi piace tanto. Ok. Aspetta. Ah, ok, quando fa così vado dall'altra parte. Ok. Ok. Ah, ok, bastavano tre combo pesanti. Posizione di fronte alla mano del colosso e premi cerchio per sbloccare il braccio. All'inizio mi ricordo di primo impatto è, cioè, spettacolare avere a che fare con il colosso di Rodi. Schivato proprio dalla parte sbagliata, vabbè. Ok. Alterna L1 e R1 per fuggire dalla stata mortale del colosso. Ce l'abbiamo le spalle, sì, no, non le vedevo. Ok. Qua ci dà magia, ma non ho bisogno. Ok. È poi bello partire overpower, eh. Beh. Ok, qui niente. Aspetta, devo rompere i vasi. Non si possono rompere i vasi. Un altro salvataggio. Ma lì si può aprire? No. Però ci sono... Aia. Aia. Ui. Aspetta. Aspetta. Adesso salvo, eh. No, perché io ero abituato. Non mi piace perché ero abituato a schivare e partire con la combo pesante. Invece con la combo pesante devo partire per forza così. Salviamo. Sì.
Ok, facciamone tre. Come al solito. Chiamo i vasi. Ah, siete in due lì. Posso... ah no, salvo di romperti. Ah, niente. Ok. Ah, qua c'è un, vabbè, un enigma, ma... aspetta, mi è premuto R1 spingendo nella zona in cui vuoi spostare l'oggetto. Ok, più X, calcio. Vabbè, vabbè, sembra leggero. Ok. Aspetta un attimo. Quello apre lì. Fa vedere qua un attimo. Qua si apre qualcosa. Ok, ah, ah, ok, ho capito. Ah no, è temporanea. Se tolgo subito si richiude. Allora questo deve stare qui. Aspetta un attimo. Va a vedere più avanti. Guarda, lì ci sono delle... ci sono degli scrigni in alto. Qua c'è... non posso arrivare lì. Questa non sta aperta molto, eh. No. Vedi, fine, il tempo di passare va giù. Ah, ma di là c'era una strada, ma scusa. Di vedere. Di qua, si va da qualche parte o ho visto male? No. Non si va proprio, no? E... non saprei. Questo si apre così. Perché se io... no. Se... ah, posso fare... è troppo. Ah, però... ok, ok. Questo lo metto qui. Qui c'è quello della vita, non mi interessa. Uilala. Arcieri maledetti. Avete rotto le balle. Ma per lanciarlo via... no, niente. Non possiamo più lanciare via i nemici. Con le prese. Vediamo, qua c'è l'ascensore. Ah, ecco, qua c'era un scrigno di sfere. Vedere un attimo. Qui c'era la vita. Qui non c'è niente. Ma per arrivare lì è possibile? Dobbiamo arrivare dall'alto, ma non... non so. E su sto coso non ci possiamo salire, no? Direi di no. Aspetta, no, questo deve stare per forza qui. Provo a salire con l'ascensore, vediamo un attimo. Qua... ah no, non posso saltare. Cioè, posso stare solo sull'ascensore. Ma così mi sa che siamo... siamo andati avanti.
Ciao. Aspetta un attimo. No, devo capire come salire là. E vedi, qua non possiamo uscire dall'area dell'ascensore. Anche se sembrava di sì. Ma scusa, eh. E vedi, così siamo fermi. E così non ci fa uscire. Che là mi sembra ci sia una piattaforma, a dir la verità. E se faccio... No, vedi, non si va. Usa, attendi lì un attimo, devo risolvere un problema. Ah, vedi che si poteva rompere sta cosa. Mi sembrava strano. Che poi lì si va avanti, non si torna più indietro, perciò... Ecco, Ok. Sì, no, dobbiamo fare sempre così, quando c'è qualche dubbio. Urna di Gaia, attivala in una partita bonus per ricevere un'abilità speciale. Va bene, ok. Ok, tanto questo deve comunque far da peso, il fatto che c'è la statua sopra ce ne frega poco. Carino però come, diciamo, enigma. Che altro ti fa pensare? Ok, possiamo andare. Qua vabbè, ma sì, dai, prendiamolo. Ok, così abbiamo la vita massima. Ok, Colosso, sono subito da lei. Arrivo. Ah, pensavo dovevo fare chissà quale percorso, magari nascosto. No, no. Semplicemente rompere la statua, diciamo, sul piedistallo. Eccomi. Scusi, ma si fa beccare l'occhio così? Oh. Un po' stupido. Questo colosso. Allora, guardavo bene. Kratos. Non mi serve il tuo aiuto, Zeus! Posso abbattere da solo questo mostro! Non ti sto offrendo aiuto, Kratos. Ti sto offrendo potere. Io ti offro la spada dell'Olimpo. Ti consegno la spada che pose termine alla grande guerra contro i titani. Riversa in essa i tuoi poteri divini, Kratos. Solo così potrai esprimere tutta la tua forza. Perché mi aiuti ora? Fatti due domande, Kratos. Non ti ha mai aiutato? Più o meno. Cioè, nel primo è quello che ti ha dato la magia più inutile, quasi. Quasi, quindi... Questi si possono rompere? No. Ok. Beh. Perché non... Dovrei prendere il cornicione o sbaglio? Oh. O devo andare... Ah, devo andare di qua. Navigare sulle sporgenze. Va bene. Va bene, va bene. Ah, boh, vabbè, segnava lì la scala. Pensavo che dovevo andare sulla scala, invece no. Voilà. E quando mi si interrompe però, non si fa così, dai. Ok, facciamo così. Ah,
Aspetta che devo vedere una cosa. Che non vorrei ci fosse una zona X per risalire. Sì, ma io non voglio risalire. Ok, aspetta. Non vorrei che qua ci fosse una zona segreta. No. No. Ok. Si rompe. Questo sì. Oh. Boom. Che questo è cambiato. Attacco pesante con triangolo. Questo invece mi sa che è uguale. No. Così, noi apriamo le porte. Così. Aia. Ah, possiamo. Cos'è? Andiamo ad ammazzarli, va. Peccato che hanno tolto la presa che lanciava. Cioè ti fa questa adesso e basta. Basta, non nient'altro. Qui non c'è niente. Di là. Forse devo passare di qua, però. Saliamo. Ok, là c'è il salvataggio. Qua c'è la vita. Aspetta, prendiamola, va. Ok. Così direi. E intanto non c'è più nessuno. Ok. Voilà. Allora salviamo. Qua c'è niente. No. Ah, qua ci buttiamo. No, nessuno scrigno segreto, via. Salve. Ok. Posto. Accidenta magia. Ma scusi, è ancora vivo. Ci dai la magia, dai, prendiamo la magia. Madonna. Perché Kratos ce l'avrebbe fatta lo stesso, dai. Abbiamo stordito. Devo prendere la spada? Sì. Una volta assorbito i tuoi poteri divini, la spada potrà distruggere chiunque osi sfidare. Dai, ma così stiamo rinunciando. Aia. Aspetta.
Guarda, non abbiamo più le spade dorate. Vedi. Siamo delle merdine adesso. Aia. Ok, cos'altro ci togli? La magia. Cioè, guarda. Tutta. Aia. Aia. Ok. Perché tanto. È sulla vita. Basta. Questa è la spada dell'Olimpo. Cosa? Aia. Cioè. Io continuo, eh. Schivato. Ok, va preso. Siamo dentro. Sì, adesso la spada è potente, ma noi siamo, facciamo schifo. Cioè, vabbè. Cioè, tra virgolette, ovviamente. Sì, Kratos è sempre Kratos. Aspetta. Ci sono. Ah, così. Abbiamo tolto il suo supporto vitale, forse. No? Ok. Ah, una parte. Ah. Qui. Ok. Vabbè, ma dai, potevamo farlo a pezzi. No, pensavo di essere arrivato. Aspetta. Ma essi anche avuti sotto e non più sotto. Ok. Aspetta, guardo l'ombra. Più avanti, avanti. Ok. Ho tolto anche tutte le sfere, tra l'altro. Vabbè. Ok, ci siamo. Da. Beh. Ma scusa, sono qui, eh? Sono... Ah, ok, c'era la catena, ok. Vabbè, abbiamo vita, incredibilmente. Mancherà l'ultimo, penso. Poi quello
ci fanno qua dentro? Cioè, i soldati. Prese usa ancora le spade di Atena. Aia. Ah, non devo schivare, no. Ma cosa? Ah, devo andare qui forse. Ok. Per uno per scendere e appena ti ha la sporgenza. E X per salire. Va bene. Ah, ancora. Ok. Qua c'è una corda. Su per salire, giù per scendere, sinistra destra per ruotarti. Ah, ce n'è ancora un altro, la testa allora forse. Non era questa la testa. Ok. Così va bene, sì. Occhio. Siamo nella testa. Sono attivato. Ah, cos'è? Un pendolo? C'è la corda. Ah, ho capito. Aspetta. Ma no, ci vuole più spinta. Aspetta. Non so se va bene. Vediamo. Ah no, adesso devo tirarlo su. Ho capito, aspetta. Do la spinta, lo tiro su. Lui continua a dondolare. Esatto. E ci lascia passare. Ok. Aia. Quella. Fin di vita. Mi butto? Aspetta. Vai, Mi vedete, dei dell'Olimpo? Vi servono forse altre prove? In questo caso ti ha aiutato Zeus, Convogliando nella spada tutti i suoi poteri divini, però, Kratos era tornato mortale e vulnerabile alle armi della morte. Stremato e battuto, sapeva che l'unica speranza di sopravvivere era quella di ritrovare la spada dell'Olimpo.
ricevuto una bella botta. Cioè, doveva essere già morto in quanto mortale, però. Ah, va, si toglie tutta. Umiliato davanti al suo esercito spartano, Kratos doveva risollevarsi dal fango. Ah, mizzica. Dobbiamo raggiungere la spada dell'Olimpo. Ci attacca qualcuno, non sembra. Pensavo di sì. Costretto a intervenire personalmente. Atena si è rifiutata di rimediare al suo errore. Pazzesco avere a cuore una creatura come te. Perché? Perché mi hai tradito? Sei tu che mi hai tradito. Dovrei rimanere impassibile mentre l'Olimpo è minacciato? Le tue mani si sono già macchiate del sangue di un dio. Ma io non finirò come Ares. Gli dèi sono meschini e patetici, e il tuo potere vacilla. Sono stufo di questa insolenza. Io sono il re dell'Olimpo. E la mia volontà è la volontà degli dèi. Devi giurare di servirmi eternamente. Io non servo nessuno. Dunque, non mi lasci altra scelta. Non è. Mi sa che moriamo subito. Non va giù la vita, però. No, la vita. Già. Non doveva finire così. È stata una tua scelta. Le scelte concesse dagli dèi sono futili come gli dèi stessi. Anche ora, mentre esali il tuo ultimo respiro, continui a sfidarmi. Ogni tua ambizione, Kratos, ora sarà annientata per il tuo sacrilegio. Non sarai mai il sovrano dell'Olimpo. Il cerchio si chiude qui. Mentre la vita abbandonava Kratos, l'esercito di Ade rivendicava la sua ricompensa. Ma dalla sorte di Kratos dipendeva più di quanto egli stesso sapesse. Egli era destinato a provocare cambiamenti così radicali da scuotere gli stessi pilastri del Monte Olimpo. La sua morte era un evento che non potevo permettere. Ares! Distruggi i miei nemici e la mia vita sarà tua! Come
Combatti, Spartano. Non sei destinato a morire qui. Non è ancora la fine. E tu, chi sei? Sono il titano Gaia, onnipresente madre della Terra. Ti ho osservato diventare un potente guerriero e ti ho accompagnato per tutto il corso della tua vita. Ora però non posso più limitarmi a osservare. Ti aiuteremo a sconfiggere Zeus. Morire e fuggire, Kratos. Tu sei un guerriero di Sparta, non un codardo. Solo i codardi accettano la morte. Non sono un codardo. Dunque combatti. Io ti condurrò dalle sorelle del destino. Solo con il loro potere sconfiggerai Zeus. È un bel buco. E ora una bella cicatrice. Dove siamo nell'Ade? Sfere rosse per potenziare le mie magie. Vabbè, lo sappiamo. Datemi un po' di vita, va. Ah, devo andare di lì. Aia. Oh, madonna. Ok. Spingi, se lo sappiamo, questo. E molla. Ok. Vedete, è la seconda volta che sopravviviamo all'Ade, no? Sì. E mollatemi. Ok. Sono ricaricati la vita. Ecco. Risurrezione. Va bene, direi che possiamo anche salvare. Ah sì, Gaia ti ha concesso. Adesso non è più Zeus, è Gaia che ci concede il potere di salvare. Sì.